Ciao a tutti! Non so se vi piacerà molto questa inquadratura, più che altro c'è un faro nella nebbia che mi punta in faccia, infatti vedete appena gesticolo mi copre, ma è la prima volta che faccio un video di sera e quindi non so cosa verrà. Magari, probabilmente, orribile, ma non importa, tanto l'importante è quello che ho da dirvi. Con oggi diamo inizio alla prima saga dei video della ristrutturazione, quindi intanto qua ci sono degli spoiler dietro, vedete degli angolini della casa nuova. Allora, in questo primissimo video vi faccio vedere più che altro la casa com'era allo stato attuale. Ho fatto, mi sembra, un paio di video subito appena mi hanno dato le chiavi, però li ho cercati, oggi non li ho trovati, adesso vedo se magari in fase di editing saltano fuori. Mela, basta. In ogni caso, il video che sicuramente ho è che Mela sta facendo un casino che non avete idea. Mi sta anche perché le ho detto di smetterla. Mela, basta. Quindi vi dicevo che primissimo video che adesso partirà avevamo già iniziato a smantellare un po' di cose e buttare giù dei muri, perché questa casa era molto particolare. In realtà le persone da cui l'abbiamo comprata l'avevano presa mentre stavano costruendo e quindi si erano fatti fare delle modifiche molto differenti rispetto a tutti gli altri appartamenti, quindi in realtà i muri portanti erano stati buttati quasi tutti giù, c'erano soltanto, hanno solo mantenuto le colonne, ovviamente, perché per buttare giù un muro portante devi tenere la colonna, altrimenti cade giù tutto, crolla la casa. E quindi c'erano questi grandissimi armadi a muro che facevano mo' di parete, ma in realtà erano degli armadi che arrivavano fino al soffitto. E noi li abbiamo ovviamente buttati giù e poi ho fatto costruire i muri ripristinando quello che era un po' il piano, insomma il modello di tutti gli appartamenti del palazzo. Come vi avevo accennato, in questo palazzo abitano anche i miei, quindi io ci sono nata in questo palazzo, quindi conosco bene com'è la struttura delle case. Oltretutto in un piano ci sono i miei, nell'altro piano ci sono i miei nonni, e quindi so come sono tutti e due gli appartamenti, perché come in qualsiasi insomma palazzo, gli appartamenti non sono identici, però ad esempio qua noi siamo due per piano e quindi io conosco entrambe le tipologie di casa, di appartamento che ci sono. Io sono dallo stesso lato dove sono nata e quindi appunto ho ripristinato principalmente i muri come erano in origine, come sono ad esempio non proprio come sono sotto casa dei miei, ma a grandi linee, ecco. E quindi niente, in questo primo video vi faccio vedere com'è la casa, che era un disastro, è stata veramente, adesso quando ho riguardato i video io ho ripensato a tutto quello che abbiamo tolto, tutti i lavori che abbiamo dovuto fare, è stata veramente una fatica, però poi alla fine sono molto soddisfatta del risultato. E siccome ci sono tanti video, perché appunto i lavori che sono stati fatti sono parecchi, volevo chiedervi se insieme a me decidiamo un titolo da dare a questa saga. Per questo primo video metterò una sorta di la mia nuova casa, ecco, una cosa del genere. Però se troviamo un titolo carino da dare a tutti questi video, saranno secondo me 3 o 4 almeno, perché appunto voglio farvi vedere tutti i procedimenti e tutti i lavori che abbiamo fatto per arrivare poi alla soluzione finale, che non è ancora quella definitiva, perché come vi dicevo non ho ancora finito di arredare tutto, non ho ancora finito di sistemare tutto, però siamo, insomma, sono molto soddisfatta, siamo a un buon punto, adesso è super vivibile e le altre cose piano piano le farò col tempo. E niente, quindi vi auguro buona visione e quindi ecco il video.
Allora, adesso chiudo un attimo perché c'è mela che è legata solo perché è pieno di polvere per terra. Al momento lo stato di fatto, dopo aver tolto tutta quella porcheria che c'era, è così. Praticamente è un'unica stanza gigante. Manca ancora da portare via, mancano da portare via questi due pannelli, però hanno veramente fatto un grandissimo lavoro perché hanno buttato via tutto. Ci sono soltanto le travi, sono rimaste la moquette che ora staccano, la scala che per ora va tenuta perché se no non c'è l'accesso alla mansarda. Qua c'è praticamente il soggiorno, dove era il soggiorno. Poi qui non c'è più nulla, c'è il bagno, eccolo qui, e poi anche la cucina, a parte lo schifo per terra, e lo schifo in cucina, comunque anche questa è tutta vuota, pronta per essere smantellata. Yeah. Come avete visto, la casa era veramente, veramente piena di cose e incasinata. Non tenuta bene, erano parecchi anni che non abitava qua nessuno e quindi insomma le condizioni non erano le migliori, però io ci ho visto un grande potenziale e secondo me alla fine insomma è venuto un bel lavoro, ma me lo direte voi nel corso dei video, finché non arriveremo alla fine, alla rivelazione finale. E niente, come al solito vi ringrazio per avermi guardato, vi mando un bacio grandissimo, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!